Buongiorno a tutti. Per dimagrire ci vuole una svolta. E questo numero parla della dieta dei sette frullati per far vedere come il passare, no, dall'alimentazione solida all'alimentazione liquida può dare risultati veramente straordinari. Io voglio soffermarmi sull'importanza della mente acquatica. Una ricerca anglosassone e un'altra ricerca americana ha messo in luce che le persone che ingrassano bevono poco, che in alcuni test messi di fronte ai cibi solidi e ai liquidi scelgono sempre i cibi solidi, come se il gusto si fosse affezionato alla concretezza, alla solidità. Altre ricerche hanno messo in luce una cosa ancora più importante, che se beviamo poco il cervello perde delle capacità plastiche, cioè ha meno immaginazione, meno fantasia, meno creatività. Insomma, bere poca acqua ci porta a essere chiusi in uno standard, e questa chiusura è la cosa peggiore perché ci fa ingrassare. Allora dobbiamo ricordarci, mentre beviamo, io su questo numero di dimagrire ne parlo appositamente, di non bere tanto per bere, ma bere per cambiare il metabolismo della mente. Quando bevo l'acqua devo pensare che entro nell'oceano primordiale, là dove il cervello viene rigenerato ogni giorno. Il cervello è l'organo della creazione dell'energia vitale e anche dell'energia mentale. Energia mentale e energia mentale sono come il mondo acquatico. Continuano a rinnovarci e a rinnovarsi. Allora, se volete dimagrire per davvero, via i ricordi, spazzateli via con l'acqua della mente. Se volete dimagrire per davvero, bevete molta più acqua. Se volete dimagrire per davvero, più fantasia, più immaginazione, fantasticate, fantasticate, come da bambini quando sentivate le piade, quando vi raccontavano le favole. Se volete dimagrire per davvero, cercate di più i cibi morbidi, acquatici, perché i cibi solidi, i cibi concreti ci ancorano il gusto alla materia. Dobbiamo diventare più sottili. Se vogliamo dimagrire per davvero, via le opinioni, via i romanticismi e fuori l'aggressività, fuori la rabbia, non tenetela dentro. E ricordatevi che più noi beviamo, ecco la dieta dei sette frullati, più ci sentiamo come l'acqua e più non ci ancoriamo ai fatti che ci hanno rovinato la vita o che ci hanno creato problemi. Li vediamo andar via perché l'acqua che passa nello stesso punto non è mai la stessa acqua. Immaginate quando un rifiuto viene portato via dall'acqua. Ecco, immaginate che tutte le cose brutte della vostra vita, tutto il passato che non vi piace, tutti i rapporti che non funzionano se ne vanno via come l'acqua. Se le cose vanno via come l'acqua, anche il grasso se ne va. Spesso il grasso rimane perché noi siamo diventati troppo terra, troppa alimentazione terrestre e troppo poco acquatica. Buona lettura.